Cremonese, è tutto pronto per la notte dello shopping, o meglio, lo shopping sotto le stelle, perché questa è la dicitura esatta. 10 agosto, mercoledì, che cosa accadrà? Ma il 10 agosto il commercio di Pescara sarà protagonista di un evento che è appunto organizzato il Comune insieme alle associazioni di categoria. Voglio dirlo perché abbiamo pianificato tutto insieme e sono particolarmente orgoglioso di questo. Ci saranno eventi nel quadrilatero centrale della città. Abbiamo chiuso da Corso Vittorio Emanuele fino a Via Firenze, da Via Leopoldo Muzzi fino a Via Genova, e ci saranno delle iniziative per ogni singola via, anche delle iniziative itineranti che termineranno alle 23 per non arrecare disturbo, poi diciamo, perché è un giorno infrasettimanale, mentre invece i negozi saranno aperti fino alle 24. Quindi l'invito a tutti è rivolto chiaramente di recarsi qui nella nostra città a Pescara, e anche ai turisti che sono numerosissimi presenti nella nostra città, di godersi una serata di shopping sotto le stelle. Ci saranno anche intrattenimenti musicali e quant'altro? Ci saranno anche intrattenimenti musicali. Abbiamo scelto di non creare grandi eventi proprio perché il protagonista assoluto, come dicevo prima, della serata sarà il commercio cittadino. Questa amministrazione già da quest'anno ha organizzato altri eventi in tutti i quartieri della città, perché è giusto sia per i cittadini che abitano in quei quartieri, ma anche per le attività produttive che si trovano in quei quartieri. Chiaramente qui parliamo di un giorno infrasettimanale e come dicevo prima già in conferenza stampa, vogliamo creare il minimo disagio possibile alla cittadinanza, quindi non ci saranno grosse chiusure di strade, e quindi per questo abbiamo optato per il quadrilatero centrale, che naturalmente diciamo è chiuso al traffico.